Naravno da ste vi vezani za Bosnu i Hercegovinu, odnosno za Jugoslaviju. È ovvio che l'Italia sia collegata, che sia legata alla Bosnia e Herzegovina o alla ex Jugoslavia. Jel vam je sudija doneo olimpijsku zlatnu medalju 60. kada ste pobedili Jugoslaviju, zahvaljujući sudiji? Perché nel 1960 un arbitro vi ha fatto vincere alle Olimpiadi in finale contro la Jugoslavia, perché avevate un arbitro a favore. Se sećate toga. Lei forse se lo ricorda. Io sono nato nel 1961. Mlađi od moga sina, imam jednog sina 60. a drugi 62. godište. Beh, a meno anni di uno dei miei figli, perché mio figlio è 60, l'altro è 62. Znači, gospodin, treba da mi se obraća deda Jovane. Quindi il signore mi dovrebbe chiamare nonno Jovan. Samo da vam kažem. Žalostan sam što je situacija u Bosni i Hercegovini pomalo besperspektivna. Sono molto triste del fatto che la situazione in Bosnia è senza prospettiva. Jer Dayton je zaustavio rat, ali nikakve probleme zbog kojih je rat izbio nije rešio. Perché l'accordo di Dayton ha fermato sì la guerra, ma non ha risolto alcun problema che hanno causato la guerra. Iz prostog razloga što nas je podelio, ne znam zašto nas je delio na dva entiteta, ne znam. Semplicemente perché con gli accordi di Dayton noi adesso siamo divisi. Non riesco a capire per quale motivo siamo divisi in due parti. Jednostavno je priznao ratna osvajanja, eto da kažem, ona koja su bila podržana, sugerirana iz Beograda. Ovvero ha sostenuto, ha riconosciuto le conquiste fatte con la guerra, quelle che erano promosse da Belgrado. Pazite, federacija koja ima 51% teritorije. L'entità del metafederazione della Bosnia e Herzegovina che è 51% del territorio. Na toj teritoriji teritorijalno Bošnjaci su većinski samo na 24% teritorije. In questa federazione i bosniaci sono la maggioranza solamente nel 24% del territorio. Još je gore što su djeca podeljena u školama, na fakultetima. Ma la cosa peggiore è che i bambini sono divisi nelle scuole, nelle università. Pazite, mi imamo 54 škole u federaciji, pod istim krovom imamo razrede za Bošnjake, druge za Hrvate. Noi abbiamo, in questa federazione della Bosnia e Herzegovina, abbiamo 54 scuole che vivono sotto lo stesso tetto, quindi in uno stesso edificio, dove le classi sono separate, ci sono classi per bosniaci musulmani e classi per croati. Pazite, mi imamo 8 univerziteta, 5 za Bošnjake. Abbiamo 5 università, di cui 5 per i bosniaci musulmani. Jedan je za Hrvate u Mostaru. Uno je per i Croati a Mostar. I 2 univerziteta su za Srbe u Republici Srpske. E 2 università per i Serbi nella entità serba. Može se na jednu ruku izbrojati da u ovim univerzitetima koji se nalaze u Federaciji Bošnjačke da ima Srba i Hrvata i obrnuto u Republici Srpskoj da ima Bošnjaka. Possono contarsi sulle dita di una mano i Croati o i Serbi che frequentano una di queste 5 università per bosniaci piuttosto che i bosniaci o croati che frequentano l'università delle tre. Veoma malo e skoro nikako se ne radi na edukaciji, na obrazovanju za mir, za demokratiju. Anzi, non si fa niente per l'educazione sulla pace, l'educazione verso la democrazia. Pazite, stalno ima određeni incidenata u kome se pokazuje da ne postoji želja približavanja, ci sono sempre continuamente una serie di incidenti in cui manifesta la volontà di non la volontà di avvicinarsi, di mischiarsi con l'altro, ma bensì la voglia di separazione. Kad neka fudbalska ekipa, ekipa košarke igra utakmicu sa jednom ekipom u Hrvatskom, Bosni i Hercegovini, znači većinom, onda jedni i drugi vređaju sa onim fašističkim nazivom Ustaše, Balije. E questo è evidente quando una qualsiasi squadra di pallacanestro, calcio o qualsiasi altro sport gioca tipo un club prettamente bosniaco, gioca con un club prettamente croato, allora i tifosi delle due squadre si offendono utilizzando tutti i termini prettamente fascisti. Kad se govori, kad dolaze ekipe iz Republike Srpske, onda se nazivaju četnici i to je jednostavno ide, to je začani krug iz koga nikako da se izađe. I klub della Repubblica Serba vengono definiti četnici ed è un circolo vizioso da cui non riusciamo proprio uscire.
Međutim, ima izraza želje za zajedništvom. Tuttavia ci sono delle espressioni di desiderio verso un futuro comune. Vi ovdje možete vidjeti jednu izložbu koja jednostavno pokazuje kako mladi, Anura ste vidjeli, Šobu ste vidjeli, kako mladi gledaju na te odnose. Avete qui Bosnia una serie di mostre in, in questo stesso edificio, ma anche in, nella città potete vedere come i giovani della Bosnia Erzegovina guardano il loro futuro e l'Europa. Avete kad se govori o religiji, Anur je prikazao jednu fantastičnu stvar, Sarajevski gudački, kao gudački kvartet. E quando parliamo di religione in Bosnia Erzegovina, Anur in una delle sue opere ha mostrato in maniera perfetta il quartetto d'archi di Sarajevo. Kako se ono tolerancija, kako se tolerancija, gdje vidite njih četvorica svaku u svojoj religijskoj odori zajednički svira. Harmonija. Il quadro che si è intitolato Armonia, si vedono i quattro rappresentanti delle quattro principali religioni della Bosnia, quindi islamica, cattolica, ortodossa ed ebreo, che suonano gli strumenti come un quartetto d'archi perfetto. Znači, Bosni i Hercegovini treba mnogo više harmonije u kojoj treba da se uključi Europa. E quindi questo sta a significare che la Bosnia e Herzegovina ha bisogno di molta più armonia. Armonija che può essere ottenuta solamente con un impegno maggiore dell'Unione Europea. A rekao sam kao na početku da Europa nije otprilike tačno bila određena prema Bosni i Hercegovini, tako ona nije ni danas. E all'inizio ho detto che l'Europa non era convinta su che cosa volesse fare in Bosnia e Herzegovina con la Bosnia e Herzegovina. Tutt'oggi l'Europa non è convinta cosa farsene della Bosnia e Herzegovina. Vorrei fare solo ancora due domande, la prima delle quali riguarda il maresciallo Tito. Nella parte iniziale del suo libro lei parla degli anni del maresciallo Tito con un trasporto che non può essere ricondotto semplicemente al fatto che quelli erano gli anni della sua giovinezza. C'è qualcosa di decisamente di più. Io vorrei sapere se a distanza di tanti anni lei ancora si emoziona sentendo parlare di Josip Broz. Pa spletom okolnosti moje detinjstvo bilo sretno. Grazie a una serie di circostanze la mia infanzia è stata felice. Imao sam majku koja je bila kuražna i koja se eto zbog uvrede od oca razvela i znala me uputiti u život. Avevo una madre che era coraggiosa e che si è sentita offesa da mio padre, quindi ha chiesto il divorzio e lei ha sempre saputo guidarmi al meglio nella vita. Jednostavno učila me skromnosti jer nismo mogli da se uzdižemo. Mi ha insegnato la modestia, semplicemente perché non potevamo vantarci di alcunché. Sad zamislite kako sam bio mršav i jadan, nije se imalo šta da se jede. E ora potete immaginarvi me da giovane, ero tutto magro, poveretto, non c'era niente da mangiare. Ovi dana jedem pizze, jedem paste, tako da... E quindi insomma chilo. Adesso oggi, in questi giorni sarò ingrassato un chilo perché sto continuando a mangiare pizza e pasta. Paste, zamislite ovu situaciju, odlazim u hotel da uzmem ručak. E adesso io vado, adesso immaginate questa situazione, io vado in albergo per prendere da mangiare un pranzo. I pošto te servirke, kuvarice su znali stanje, oni su znali da na dnu stave meso, dozgo krompir, odnosno varivo, ja sam plaćao varivo, bez mesa. E siccome conoscevo le signore che lavoravano in cucina e loro conoscevano la mia situazione, allora facevano, mettevano un po' di carne sul fondo del piatto, poi sopra le verdure cotte tipo le patate, e quindi andavo alla cassa e pagavo solamente le patate. 56. Kad sam bio pred maturom, majka jedno večer došla i kaže, sine, ti znaš da ne mogu da te stipendiram, da te školujem, znaš da znam da hoćeš da nastaviš, ne mogu, ali ima u Beogradu jedna vojna škola, hoćeš u vojnu školu. E nel 56, quando ormai stavo per terminare il liceo, mia madre mi ha chiamato, mi ha detto, senti, allora, io so che tu vuoi continuare a studiare, però io non ho soldi per
pagarti le scuole, però a Belgrado c'è l'Accademia Militare. I tamo, škola, i tamo je vojna škola zbog nekakve moje sposobnosti dovela u priliku da provedem jedno, dve, tri godine veoma blizu Tita. E questa accademia militare per una serie di circostanze mi ha portato a trascorrere un 2-3 anni in prossimità, nella vicinanza di Tito. Znam da smo već pri kraju, ali da vidite emociju. Mi smo s proleća odlazili u Užičku gde je Titova rezidencija, vojnici, i onda smo uređivali park. Adesso io so che abbiamo quasi terminato questo incontro, ma voglio raccontarvi questa emozione, questo trasporto che noi ogni primavera andavamo nella via Užička, dove c'era la residenza di Tito, e noi soldati arredavamo la sua residenza, il parco della sua residenza. E svaki dan išla druga jedinica, onda smo se pitali, kad se vraća, jel ste videli Tita, niste? E ogni giorno andava un'unità diversa, cioè ogni giorno un'altra unità, e noi ci incontravamo poi la sera, ci chiedevamo l'un l'altro, allora l'avete visto Tito? Jednog dana sam bio ja sa vojnicima i istrče dve pudlice i znamo da je to znak da Tito šeta po bašti. E una volta c'ero anch'io con la mia unità e escono due pudol due barboncini dalla casa, e quindi era segnale che stava passeggiando, che c'era anche Tito. Jednostavno od tog momenta sam se zategao, komandovani prekini sa radom, izašao na raporti, raportirao druže predsjedništvo, predsjedniče. In quel momento, sapendolo arrivare, mi sono abbottonato la cosa, mi sono messo sull'attenti, ho detto alla mia unità, beh, attenti sull'attenti, fermate i lavori, e gli ho fatto rapporto, signor Presidente, così così. Tito, treći voj, treće čete, trećeg bataljona nalazi se na radu i to sam onda sam lepo. La terza unità del terzo battaglione, della terza compagnia è qui a servirla, e quindi insomma ero molto emozionato. Naravno, bilo je grešaka u njegovoj politici, u njegovim ponašanjima. Ovviamente nei suoi comportamenti, nella sua politica ci sono stati degli errori. Ali su ono mnogo su manje od onog što je uradio dobro. Però se li rapportiamo a ciò di buono che ha fatto, sono infinitamente più piccoli. Od onoga što je bio pred početak rata. Rispetto alla vita che facevamo prima dell'inizio della guerra. Vi znate da je završio nekakve mašinske struke. Prima della seconda guerra mondiale egli era un apprendista, macchinista, qualcosa di... Organizzò ljude u Jugoslaviji da se suprostavi. Però è riuscito a organizzare le persone della Jugoslavia, italianima, maggiari, nella loro resistenza ai tedeschi, alle forze dell'Ungheria. Dobro znate da je Jugoslovenska armija držala jedan deo savezničkog fronta. Sapete bene che i partigiani di Tito tenevano occupata una parte del fronte durante la seconda guerra mondiale, del fronte contro i tedeschi in Europa. U mnogim anketama u 20. stoljeću uvijek je bio svrstavan među stotinu najpoznatiji ljudi sveta. Addirittura in molti sondaggi fatti durante il XX secolo era annoverato tra le 100 persone più famose del secolo. Kao vojnik godilo je to kad smo čitali da je Hitler znao da kaže kad bi imao 10 Titovi generale ja bi osvojio svet. Come soldati ci faceva piacere sapere e leggere che Hitler avesse dichiarato se avessi avuto 10 generali di Tito avrei già conquistato tutto il mondo. Vi dobro znate da je od 45. pa tamo do 60. godina odlično igrao između istoka i zapada. Probabilmente sapete che sin dal 45 poi fino agli anni 60 ha saputo bilanciare molto bene questo suo mantenersi in bilancio tra l'Occidente e l'Oriente. Zameramo se na primjer da je zadužio Jugoslavije 20 milijardi dolara, a imamo danas država koji su nastali posle Jugoslavije da 5 puta više su se zadužili. Era stato accusato quando era ancora in vita di aver creato un debito pubblico di oltre 20 miliardi di dollari della Jugoslavia, mentre oggi abbiamo paesi che si sono formati anche negli ultimi anni che hanno un debito pubblico 5 volte superiore. Sa Naserom Nehruom je organizovao pokret nesvrstani koji jednostavno doveo do toga da se
u Africi dođe do buđenja naroda i tako dalje, tako dalje. Ha fondato il movimento di non allineati assieme a Nasser Nehru, che ha contribuito al risveglio dell'Africa. Insomma, ha fatto un sacco di altre cose. Ali onda treba znati i mišljenje disidenata koji su veoma brzo suprotstavili Titu. Tuttavia bisogna anche tener conto dell'opinione dei dissidenti che hanno molto 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 presto hanno cominciato a che molto presto sono diventati contrari alla sua politica. Jedan od najvećih Milan Anđilas, koji na kraju rekao da ja nemam puno toga što treba da zamerim Titu. Primo tra tutti era Milovan Đilas, che alla fine, tirando le somme, ha detto: beh, alla fine io non ho granché di contrario da dire a Tito, di essere contrario alla sua politica. Naravno, može se govoriti o Golom otoku, gdje su bili upućivani oni koji su se suprotstavili njegove politici, onome što se govori o Blajburgu, ono što se ovih godina govori o fojbama. E to è za storico. Ci sono delle cose che dovrebbero essere valutate dal punto di vista storico, ad esempio la presenza del il lager di Goli Otto, dove venivano internati quelli che non la pensavano nella maniera giusta, piuttosto che gli eventi di Blajburg o le foibe. Chiaramente questa è una cosa da valutare dal punto di vista storico. Ali jedna država koja je posle rata 75% je bila poljoprivredna, agrarna, ona je negde 70-ih godina došla do srednje razvijenih evropskih zemalja. Ma un paese che nell'immediato dopoguerra era per 75% un paese agricolo, che dove c'era l'unica attività era l'agricoltura, negli anni 70 era divenuta un paese mediamente sviluppato. Za moj stav je da je on obeležio 20. stoljeće. E io ritengo che lui sia un personaggio che ha marchiato, ha contribuito a marcare il XX secolo, il personaggio che è del XX secolo. Bene, un'ultima domanda, restando a parlare di storia. Nell'ultima parte del suo libro lei racconta delle incredibili differenze che si incontrano tra i libri di scuola in termini di storia fra una etnia e l'altra. Ora, in Italia sono passati 65 anni dalla fine della guerra e ancora non si riesce a trovare un modo comune per scrivere la storia. Da una parte quelli che parlano di guerra di liberazione, dall'altra si parla di guerra civile. Dal momento che la storia la scrivono i vincitori e che in Bosnia un vero vincitore non c'è, forse per voi sarà più semplice trovare una storia comune. Nijedan rat ne može kao rezultat bilo šta jednostavno da iznedri. Nessuna guerra può avere un risultato chiaro, semplice e limpido. Jer pazite, bez obzira što nije bilo pobednika u ratu, cioè nonostante il fatto che non ci siano vincitori in questa guerra, nažalost, jednoj strani je data ta teritorija koju je on ratom osvojio. A una delle parti è stata assegnata una fetta di territorio che questa parte aveva conquistato durante la guerra. A sad ću vam nešto reći što moja naivnost je vjerovatno i danas je prisutna. E vorrei raccontarvi anche un'altra cosa che nella mia ingenuità è ancora presente nella mia mente. Imao sam priliku da budem u delegaciji države Bosne i Hercegovine u Americi 92. Ho avuto modo di essere membro della delegazione della Bosnia e Herzegovina che è andata in uno degli incontri in America nel 1992. Solitamente gli mancava, erano a corto di un serbo da mostrare, quindi mi portavano in giro come se fosse un orso a ballare. Quindi ho visitato anche la sede dell'ONU, ho parlato della composizione multinazionale della nostra armata. Sad mi pao na um jedan vic, pa ću vam reći.
a tal proposito mi viene in mente un'altra barzelletta che poi ve la vi znate da pre 3 godine Crna Gora primljena u organizaciju delle nazioni. Voi probabilmente sapete che 3 anni fa il Montenegro è entrato a far parte dell'organizzazione delle nazioni. Bilo je problema jer su odbili stolicu organizacije delle nazioni. Ci sono stati dei problemi perché hanno rifiutato il seggio all'ONU. A zbog čega? Perché? Tražili su krevet. Perché volevano un letto. Vi znate priče za Crnogorce. Questo ovviamente riguarda le storie che normalmente si raccontano dei montenegrini che sono pigri. Bio sam u centru za strategijske istraživanje, imao sam priliku da govorim o ratu, ja se hvalio, kontrolišemo ovo, kontrolišemo armija, kontroliše 60% teritorija. Io ero in uno di questi centri strategici dove potevo vantarmi del fatto che io controllo questa, io controllo quest'altra località, eccetera, insomma l'armata popolare di Gozara, da saragimo sa Haveonska, sa Hrvatska, controllava il 60% del territorio. Noi dicevamo che stavamo collaborando con l'esercito croato. Posle jednog malog doručka, onda su mi otvorili svoje karte i rekli: gospodine Pukovniče, očito da ne poznajete situaciju, jer su to vreme Karadžić i Srbi kontrolisali sa hrvatskom vojskom 70% teritorija. E dopo, al termine di una breve colazione, hanno detto: va bene, ok, adesso vediamo le nostre cartine. Hanno preso le loro cartine molto dettagliate e mi hanno detto: signor colonnello, lei evidentemente non conosce la situazione del territorio. Ali sad kad govorimo anche gli altri controllano il 70%. Bosni e Herzegovina, sve tri strane govore da su pobednici. Però se adesso noi chiediamo una qualsiasi delle tre parti in Bosnia dei risultati della guerra, tutte e tre vi diranno che sono loro i vincitori. E tu uđemo u Hrvatsku, pre rata bilo 12% Srba, danas nema više od 3%. Tipo, se andiamo in Croazia gli chiediamo loro, sapendo che in Croazia c'erano prima della guerra 13% di Serbi, adesso sono forse il 3%. Znači oni su uspeli u ratu onako kako su i želeli, da etnički očiste. Quindi loro hanno vinto la loro guerra come volevano effettivamente fare, ripulendo il loro territorio dai serbi. Pazite, u Bosni i Hercegovini izvršeno etničko čišćenje, svaki ima onu svoju nekakvu grupu. E in Bosnia e Herzegovina è stata effettivamente compiuta la pulizia etnica, perché ognuno ha questo suo gruppo etnicamente pulito. I oni su zadovoljni, bošnjaci su zadovoljni da dominiraju u Sarajevu, Tuzli, Bihaću, Goraždu. I bosnijaci musulmani sono effettivamente contenti del loro dominio su Sarajevo, Tuzla, Bihaća, Goražde. Republika Srpska je očišćena od Bošnjaka. I Hrvata, naravno. È chiaramente stata ripulita dai bosniaci e dai croati. Vedete, u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini, jedan dio se zove Posavina, prije rata je bilo 220.000 Hrvata, danas je 13.000. Una parte della Repubblica Serba, che è vicino al fiume Sava, si chiama Posavina, era un territorio a maggioranza croata dove vivevano... 220.000, danas prima 13. Della guerra vivevano 220.000 croati, oggi ne vivono 13.000. A najveći deo Hrvata se nalazi u zapadnom delu Bosne i Hercegovine, gdje su ranije većinski bili Srbi. Mentre la maggioranza dei croati oggi si trova nella parte ovest dell'Erzegovina, quindi a sud, è un'area dove prima della guerra la maggioranza erano i serbi. Jedino rješenje je da Bosna i Hercegovina postane člana Evropske unije. Secondo me l'unica soluzione è far entrare la Bosnia e Hercegovina nell'Unione Europea. Ali Bosna i Hercegovina mora da uradi najmanje još 3.000 zadataka domaćih da bi ispunila uslove. Ma il problema è che la Bosnia e Herzegovina deve ancora terminare i 3.000 requisiti, 3.000 compiti che gli sono stati posti perché possa entrare a far parte dell'Unione. Dva problema su nam za mene najveće. Obrazovanje, o čemu sam vam rekao, podeljeno na sve. Ovvijamente tra questi due problemi sono tra i più gravi. Il primo è l'istruzione, qualcosa ne ho parlato anche prima. Economia koja ne funkcioniše. Il secondo è l'economia che non funziona assolutamente. I sad zameram vašoj vladi. Ed oggi io accuso il vostro governo. Što obnovila
proizvodnja automobila u Kragujevcu, to nije radilo sada. E perché ha rinnovato, ricostruito la fabbrica di Kragujevac per produrre automobili e non ha fatto nulla perché per produrre questa automobile a Sarajevo. I sad će opet pre da se razvije Srbija nego Bosna. E questo ovviamente aiuterà di più la Serbia per nel suo sviluppo che non la Bosnia che è stata la vittima della guerra. Pazite, ne govorim da delujem da je to crno. To je situacija takva i nastojimo da se ona sigurno popravi. Učestvujemo u tome time što pomažem. Ovviamente la situazione può apparire assai negativa, nera, però chiaramente è la situazione reale. Noi stiamo cercando, io stesso sto cercando così, aiutando i bambini vittime della guerra affinché questa situazione migliori. Naravno, ogni dana è bilo podstaknuto jednim člankom New York Timesa da će doći do ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini, uveravam se da ne. Ho letto un articolo di New York Times nei giorni scorsi, mesi scorsi, in cui si parlava di una possibilità di nuovi conflitti in Bosnia. Io sono certo di no. Prvo, ljudi su umorni od ratova, neće, naravno. In primo luogo perché le persone, gli abitanti sono stufi delle guerre, ovviamente. Drugo, non sistem, drugo sistem kontrole NATO-a, Evropske unije, Evropske policije, takav da naravno danas mnogo bolje prati nego što je pratila 90. E ovviamente c'è in piedi un sistema di controllo messo su dalla NATO, dell'Unione Europea e della Polizia Europea che controlla ed è molto più efficiente, molto più dentro la situazione di quanto non fosse prima del conflitto. Znači, svi smo pobednici, svi smo gubitnici. Quindi siamo tutti vincitori e siamo tutti perdenti. Bene. Siamo a vostra disposizione. Se ci sono delle domande, qui abbiamo un microfono. Jesu nešto saznali od onog što nisu znali? Vorrei chiedere se avete saputo, avete conosciuto qualcosa di nuovo che non sapevate prima. Volevo chiedere, ci ha presentato un po' questa situazione, la politica cosa fa in Bosnia? Cos'è che si muove o che si potrebbe muovere come innovazione? La cultura potrebbe dare una grossa mano. Io sento parlare, quel poco che si sente parlare, di corruzione, c'è molta corruzione nella politica. Što ste sad rekli, u pravu ste. Znači da... lei ha perfettamente ragione quando parla di corruzione. A politica radi ono što je radila 90-ih, 92-e, 95-e, 2009-e. E vi dico anche che la politica, i politici continuano a fare ciò che hanno fatto nel 91, ciò che hanno fatto nel 95, nel 99, nel 2000-2009. Hoću reći da postoji dve ekstremne politike u Bosni i Hercegovini. Voglio dire che esistono due politiche estremiste in Bosnia e Herzegovina. S jedne strane bosanski, bošnjački nacionalisti insistiraju na unitarizaciji Bosne i Hercegovine. Da una parte ci sono gli estremisti bosniaci o bosniaco musulmani che insistono sull'unitarizzazione della Bosnia e Herzegovina. A sa druge strane bosanski srbi ekstremisti žele da se separišu, da se vežu za Beograd. Mentre dall'altra parte ci sono gli estremisti serbi che vogliono separarsi e unirsi a loro volta con i serbi di Belgrado. I veliku ulogu na takvu politiku Republike Srpske, a Srbije, ima Rusija koja je prisutna i politički i ekonomski. Un forte influenza su questo tipo di politica dei serbi e della Serbia proviene dalla Russia, che è una grossa influenza sulla politica della Serbia. Pazite, drže političke pozicije jer bilo šta da se promeni odošle sa vlasti. I nostri politici continuano a mantenere le loro posizioni politiche perché se ci dovesse essere un qualsiasi tipo di cambiamento loro perderebbero il potere. Volevo, se mi rispondeva alla seconda parte della domanda, cioè la cultura è in fermento, può fare qualcosa? Delimično da, na drugi način ne. Solamente in parte, altrimenti no.
Pazite, u Sarajevu postoje više međunarodnih kulturnih manifestacija. Sarajevo je sede di diverse manifestazioni internazionali culturali. Sarajevska zima već 25 godina se održava. 25 anni c'è Sarajevska zima, l'inverno di Sarajevo. Imamo Sarajevski film festival. Abbiamo il Sarajevo Film Festival. Male eksperimentalne scene već 40 godina pozorište mladi. Abbiamo da 40 anni il festival del piccolo teatro sperimentale. A jazz festival. Poi il festival del jazz. Ali malo je oni koji dolaze iz Republike Srpske. Però il problema è che sono pochi quelli che partecipano, che provengono dalla Repubblica Serba e ne prendono parte. Oni organizzano le sue manifestazioni a cui pozivaju. Loro anzi organizzano le loro manifestazioni, le proprie manifestazioni a cui invitano poi altri ospiti internazionali. Ne znam da ste imali priliku da pogledate film Grbavica ovde prevedeno Sarajevo moja ljuba. Io adesso non so se avete avuto il modo di guardare il film Grbavica che in Italia è stato tradotto con Il segreto di Esma. Oni nisu dozvolili u Republici Srpskoj da se prikaže taj film. I Serbi della Repubblica Serba non hanno consentito la proiezione di questo film nei cinema. Jer taj film govori o silovanju jedne žene, žena inače. Perché è un film che parla dello stupro di una donna e quindi in generale delle donne, lo stupro etnico. To je univerzalan film, međutim oni su to vezali da se odnosi na Srbe. È un film in realtà universale per il suo tema, però loro hanno collegato la vicenda della protagonista con ciò che è successo in Bosnia, quindi che si riferisce ai serbi. Srećom da ima pomaka u kulturi, umjetnosti. Per fortuna ci sono dei passi avanti nella cultura, nell'arte. Pre 10 godina nije se moglo zamisliti da imamo jedinstvenu ligu u fudbalu, rukometu, košarci, danas to postoji. Imamo jednu reprezentaciju državu. Per diversi anni non si poteva immaginare di avere un'unica federazione di calcio, di volley, di basket. Oggi esiste effettivamente la nazionale della Bosnia e Herzegovina. Kao što ima i mešoviti brakovi, ono što je na početku rata bilo anatemisano. E ci sono ancora oggi dei matrimoni misti, vengono fatti, le persone di diverse etnie si sposano ed era un anatema, era una cosa molto criticata all'inizio della guerra. Il pasta, ako ljubav nema granice, ona neće biti granice ni u pomirenju. Perché logicamente se l'amore non ha confini, non ci saranno confini anche nella riappacificazione, nella riconciliazione. Salve. Io volevo chiedere una cosa, in un documentario che tra l'altro è proiettato su, fatto da Massimo Zamboni, c'è un intervistato che è un abitante di Mostar e si definisce come identità mostarino, e lui dice che praticamente c'è stato una sorta di scontro fra la città e la campagna nazionalista, perché molti dei leader nazionalistici provengono appunto dalla campagna. Però a me viene da pensare, in un ambiente rurale gli uomini hanno tutto l'interesse invece a convivere magari. La domanda quindi è questa, lei prima della guerra ha visto questa convivenza e perché c'era, se c'era? Dobro, ovo se često pitanje, odnosno često objašnjenje rata da je to između ruralnog i urbanog. Beh, diciamo che una delle spiegazioni molto frequenti della guerra è che si tratta di uno scontro tra il sentimento urbano e quello rurale. Ali više se misli da u sastavima jedinica srpske vojske, da je bilo više oni koji su se regrutovali, dobrovoljno ulazili, oni koji su sa sela iz prostog razloga, što je to na neki način bilo utočište da preživi. Più che altro è dato dal fatto che nella composizione delle unità militari serbe c'erano molti più contadini, cioè molta più gente proveniente dai villaggi, semplicemente per il motivo che era per loro più facile sopravvivere in questo modo. Quindi era un modo per sopravvivere per loro. Znate šta, čak i to da je
velika većina komandnog kadra, pa i Mladića, Krstića, da su svi oni poreklom sa sela. Naravno, kroz casse školovanje. Chiaramente è anche un dato di fatto che la maggior parte della linea del comando di tutti i comandanti serbi, la maggior parte di loro sono gente che proviene da ambienti rurali, quindi dai villaggi, che chiaramente però poi hanno fatto scuole militari. Znači, to se može biti na jedan način objasniti. Slično je i u armiji Bosne i Hercegovine, da su uglavnom komandanti brigada bili oni koji su bili sa ulice, koji nisu školovani. È altrettanto vero che nell'armata bosniaca invece la maggior parte delle persone, i comandanti dei battaglioni, delle compagnie, erano gente di strada, cioè semplicemente gente che non aveva mai fatto scuola militare. E mogu objasniti da psihički su neobrazovani ljudi skloni genocidu, ubistvima, nego oni koji su obrazovani. Posso anche spiegare che psichicamente le persone meno educate sono di solito più propense al genocidio che non le persone che hanno una certa cultura. Ali ono što je karakteristično za Bosnu i Hercegovinu istorijski, nikada ili retko kada su sela bila mešovita, one su bili jedna pored druge, zna se ovo je okupljeno kod crkve, ovi su okupljeni u džami, ali nisu bili jedinstveni kao što je to u gradu. Tuttavia, la multiculturalità della città è una caratteristica della Bosnia Erzegovina, perché nei villaggi della Bosnia Erzegovina pochissimi villaggi erano villaggi misti, cioè c'erano villaggi di persone che vivevano, villaggi serbi piuttosto che croati, che vivevano uno a fianco all'altro. Quindi si raccoglievano intorno alla chiesa piuttosto che intorno alla moschea, ma non si mischiavano, in città invece erano costretti a mischiarsi. U prvo vreme nije, ali oni su jedni drugi štitili, čak su je dogovarali. No, anzi, nei primi tempi non ci sono stati dei conflitti, anzi si proteggevano a vicenda, quindi si mettevano d'accordo per proteggersi a vicenda. Ali, s obzirom na politiku etničkog čišćenja, na politiku genocida, onda su dolazilo do sukoba najbliži komšija. Tuttavia, per colpa della politica del genocidio, della pulizia etnica, poi alla fine questa politica ha portato agli scontri, ai combattimenti tra i vicini in un tempo. Mogu vam reći da znatan broj mladih i u Republici Srpskoj i u Beogradu, u Bosni i Hercegovini napuštalo, bežalo da ne bi učestvalo u ratu. Anzi, vi posso addirittura dire che molti giovani sia di Belgrado, quindi della Serbia, sia della parte serba della Bosnia Erzegovina, sia di Sarajevo, quindi della parte rimanente, lasciavano le loro case e scappavano all'estero per non prendere parte agli scontri. Io ho govorio, to nije moj rat, on je na neki način, ti su ljudi manipulisani, obećavajući ono da kažemo, kule i gradove. Possiamo dire che queste persone in realtà solitamente dicevano: questa non è la mia guerra. In un altro modo, gli altri, quelli che hanno combattuto, fondamentalmente sono stati manipolati, quindi sono stati indotti a combattere da persone che gli promettevano di tutto e di più. Daccio una due primera un ratto a Sarajevo. Ad esempio, vi farò due esempi che riguardano la guerra di Sarajevo. Na linijama odbrane bilo je lakše vojnicima nego u gradu, zato što su jedni i druge gađali pa se sakrivali, znači jednostavno i combattenti che erano sul fronte, sulle linee di difesa della città, se la passavano meglio rispetto ai cittadini che erano in città, perché era molto più facile, cioè potevano sparare gli uni agli altri e poi si nascondevano nelle trincee. Mi nismo imali hranu, oni nisu imali cigarete, jednostavno su vojnici menjali za hranu. Loro non avevano il cibo, noi non avevamo il cibo, loro avevano le sigarette, loro potevano scambiare queste sigarette con il cibo. Znam negde s leta 93. da su znali da izađu iz rova i da odigraju utakmicu jedni između drugih. Addirittura capitava, ricordo che è capitato nell'estate del 1993 che le due parti, l'armata bosniaca e i serbi, hanno giocato una partita di calcio tra le linee. Sì, una domanda. Stasera si è parlato molto di politica, cioè del ruolo che la politica ha giocato in Bosnia Erzegovina.
E quello che vorrei un attimo sottolineare, data anche la mia esperienza, sono 2 anni che trascorro 2 settimane ogni estate a Sarajevo, e avendo conosciuto sia testimonianze in Repubblica Srpska e anche in Federazia, quindi sia dalla parte diciamo dalla parte serba e dalla parte bosniaca, e entrambi le fazioni mi hanno sempre sottolineato l'importanza che ha avuto la propaganda dei media nell'amplificare quello che la politica soprattutto nei primi anni della morte di Tito è andata portando avanti, le tesi e spesso ritenute, soprattutto nei primi anni, molto disparate, soprattutto dalle persone che proprio alla politica avevano un rapporto piuttosto distante con la politica. Ecco, le mie domande sono, oltre a voler sottolineare questo, a mio parere, un ruolo molto importante di cui stasera si è parlato poco, e sono 2. Qual è oggi la mentalità con la quale la popolazione in Bosnia e Erzegovina si rapporta ai media, e i media che se da un lato hanno appunto fatto da megafono alla politica, poi hanno abbandonato la Bosnia durante gli anni di guerra, in particolare i media, parliamo soprattutto i media interni e europei. E in secondo luogo, una domanda che mi nasce da un incontro che ho avuto quest'estate, come vedete voi in Bosnia l'attuale situazione politica italiana in rapporto a questi messaggi che vengono lanciati nei confronti in generale dello straniero o dell'estraneo, soprattutto in questi periodi? I danas je huškačka politika štampe. La stampa tu Bosnia. In Bosnia ancora oggi c'è una politica della stampa, quindi dei media, che induce al conflitto, insomma, che crea tensione. Jednostavno i dalje razvijaju odnose mržnje, nepoštovanje, ne prihvatanja promena. I media continuano a sviluppare questi rapporti di conflitto, di odio, di non accettazione dell'altro, di intolleranza. Upotrebljavaju reči mržnje, koji naravno ide od političara. E continuano a utilizzare quel vocabolario di parole di odio che provengono in realtà dalle parole dei politici. I evo, provokacije su od svih političari jedni prema drugima, prema regijama. E le provocazioni dei politici gli uni contro gli altri e nelle diverse regioni. Eto, preno 7-8 mjeseci u razgovoru za svoju štampu, Dodi kaže, kad se ja vraćam iz Sarajeva, sin koji ima 14 godina pita kako ti je bilo u Teheranu. E così, per fare un esempio, il presidente della Repubblica Srpska Dodik racconta alla sua televisione, quindi ai suoi giornalisti, tra virgolette suoi, che quando torna da Sarajevo suo figlio gli chiede: "Ma allora come sei stato a Teheran?" Znači, štampi, televiziji, Sarajevo tretiraju te kao Teherana, ne prihvataju ga kao glavni grad Bosne i Hercegovine. Quindi nella parte serba di Bosnia, nei media, Sarajevo non viene trattata come Teheran e non come la capitale dello Stato bosniaco. Znate, ako govorim običnom građanju, njega ne interesuje šta Evropa misli u Bosni i Hercegovini, pa tako nije u Italiji. Però se devo parlare dei cittadini comuni, probabilmente il cittadino comune non è interessato minimamente a ciò che l'Europa pensa della Bosnia e Erzegovina, e non penso che valga anche per l'Italia. Ja, pazite, a politici se vezuju za onu evropsku politiku koju ih podržava. Mentre i politici, in particolare in Bosnia e Erzegovina, si legano a quel tipo di politica europea che, da cui possono trarre più interesse. Pazite, Russia ha sasvim interes da ne dođe do jedinstvene Bosne i Hercegovine. Perché ad esempio la Russia ha tutto l'interesse affinché la Bosnia e Erzegovina non si riunisca.
jer u krajnjem stavlja sebe ulogu da zaštiti pravoslavlje, ortodoks, perché, od muslimana. Perché vuole assumersi il ruolo di difensore della religione ortodossa nei confronti dei musulmani, degli islamici. Pazite, sad je član predsjedništva Bosne i Hercegovine otišao u Mauritaniju, a nije došao u Rim. Ad esempio c'è un membro della presidenza della Bosnia che è andato a visitare la Mauritania e non è mai andato a visitare Roma. Očito da ni bosanski političari ne traže svoje partnerstvo među državama u Evropi. È chiaro che nemmeno i politici bosniaci cercano partnership tra i politici in Europa. A mogu vam reći da ni evropski državnici ne posećuju Bosnu i Hercegovinu kao druge, kao na primjer Hrvatsku. E vi posso anche dire che però da loro canto i politici europei non visitano la Bosnia e Herzegovina allo stesso modo in cui visitano altri paesi, ad esempio la Croazia. Ni važno, ni Prodi čak nije bio, on je dolazio dok je bio predsjednik Evropske komisije, nešto, ali nije dolazio kao premijer. Romano Prodi non è mai venuto quando era al governo in Italia, mentre ha visitato più volte la Bosnia quando era presidente della Commissione. Merkelova nije došla. Angela Merkel non è Sarkozy mai venuta. Sarkozy non è mai venuto. Čak nije došao ni Putin. Znači Bosna i Hercegovina za njih je... Non è venuto neanche Putin. Bosnia e Herzegovina per loro è... Nešto kvarno, nekakav rak. Qualche cancro, un qualcosa di brutto. Evo ga ovdje. Buonasera, le chiedo scusa, io sono stata a Tuzla e volevo chiederle per cortesia, siccome non ho capito in questi anni qual era la posizione che Tuzla ha preso durante la guerra, e sempre perché la nostra speranza insomma, è quella di unire, non di dividere, siccome mi sembrava di aver capito che durante la guerra molti profughi anche da Srebrenica si fossero spostati su Tuzla, se magari... davvero potesse aver avuto un ruolo positivo che si possa esportare anche adesso nel futuro, o se invece se non è così, se appunto mi spiega per favore. Grazie. To se uzima kao primjer pozitivnog odnosa naroda u ratu. Tuzla è spesso citata come esempio dei rapporti positivi delle popolazioni durante la guerra. Primeri međusobne saradnje. Grazie degli esempi di mutua collaborazione. I zajedničke borbe protiv agresije. E di un comune resistenza nei confronti dell'aggressore. Znači, mnogo je više mešovitih sastava u školama, u vlasti, nego što je tu u drugim regijama. Ci sono molti più esempi di composizioni multietniche nelle scuole, nelle amministrazioni locali rispetto ad altre parti della Bosnia. Znači u tom smislu ispalo je da je Bosna, da je Tuzla primjer demokratski odnosa u Bosni. E quindi in questo senso Tuzla è un esempio di rapporti democratici, di democrazia in atto in Bosnia e Herzegovina. Naravno, to se danas nastavlja, ali činjenica da nema posla, često više su bez posla druge nacionalnosti. Ovviamente questo è un esempio, è una realtà che continua, tuttavia oggi siamo nella situazione in cui le persone rimangono senza lavoro e molto più spesso rimangono senza lavoro quelli di altre nazionalità. Znači, socijalna situacija je jednaka u Tuzli kao u svim krajima. Ovviamente la situazione sociale, la crisi sociale è la stessa che c'è nelle altre parti. Međutim, ekonomska je nešto bolje zato što je ona industrijski bolje razvijena nego, na primjer, Sarajevo. Forse dal punto di vista economico si vive meglio perché Tuzla è una zona industriale, cioè c'è molto più industria rispetto ad esempio a Sarajevo. Na svim izborima u gradu Tuzle pobeđivala SDP. Nelle varie elezioni locali amministrative a Tuzla vinceva la coalizione, il partito democratico, quindi
diciamo gli ex comunisti, insomma. Znači, na neki način to je jezgro SDP-a u Bosni. In un certo senso Tuzla è il fulcro, la città forte dell'SDP in Bosnia Erzegovina. Io dico, io sono molto perplesso in tutto, quindi io non credo che quello che è venuto in Jugoslavia sia frutto di, per caso, lì c'erano degli uomini cattivi, e magari in Austria, perché non succede niente, sono degli uomini buoni. Io non credo questo, credo che siano intervenuti degli affari di interesse, soprattutto dell'Occidente, e hanno sfruttato le contraddizioni che a sua volta della caste di sacerdoti, uso questo termine virgolettato, di poteri interni, religiosi ed economici, hanno sfruttato queste contraddizioni e si è arrivato a questo macello che è stata tutta la storia della guerra di Jugoslavia. Io penso che se le popolazioni della Jugoslavia non fanno un'analisi precisa di quello che è avvenuto, no? Di capire bene quali sono le cause che hanno portato questo, non è possibile fare una terapia corretta, a mio avviso. Io penso che l'Europa abbia fatto una politica sbagliatissima quando la Croazia si voleva separare, e la Germania e il Vaticano hanno riconosciuto subito la Croazia, perché se io se marito e moglie litigano, io patteggio col marito, faccio una politica di schieramento contro la moglie. Quindi lì è avvenuto questo, una cosa assurda che ha provocato via via una situazione veramente terribile, di una guerra. Poi c'è stato l'utilizzo continuo delle religioni, delle nazionalità, delle razze, per sfruttare degli interessi, e tutto riferimento all'entrare in Europa. Io penso che sia un errore, che anche lei quando parla della Bosnia che deve entrare in Europa, io penso che il problema vero sia comunque non è che l'Europa è in grado di erogare delle bellezze economiche e democratiche così. Perché non è vero questo qua. Voi avete dei miti dell'Occidente sbagliato, che non corrispondono al vero. In Bosnia c'è un'economia criminosa adesso, no? Che è necessario fare un'analisi perché sta avvenendo questo, e non sperare semplicemente di entrare in Europa, perché lì non è la soluzione, a mio avviso. Io penso che il disastro di quella situazione lì sia gravissimo, proprio perché l'origine è che l'Occidente e anche l'Oriente non tollerava un paese non allineato come era la Jugoslavia d'origine. Perché non ha mai tollerato i non allineati. Questo è avvenuto, e hanno fatto un intervento per degli affari ben precisi, e addestrando anche dei soggetti criminosi che venivano poi anche dentro l'OCK, c'era questo tipo di soggetti, c'erano dentro. La CIA ha fatto anche delle operazioni di questo giro qua. Per cui se non si fa un'analisi corretta di quello che sta avvenendo, che sta avvenuto, e quindi dar voce alla popolazione semplice, perché gli affaristi religiosi e gli affaristi economici sono quelli che hanno manipolato la gente, perché un contadino ortodosso e un contadino ebraico o un contadino non vanno in disaccordo fra di loro, li fanno andare in disaccordo quando dietro ci sono delle caste, individui che fanno gli affari, e utilizzano questo fino ad arrivare poi allo scontro, che non era possibile non schierarsi con l'uno o con l'altro. Chiuso questo, grazie. Prihvatam da je to jedno moguće viđenje onog što se dešavalo u Jugoslaviji i Bosni i Hercegovini. Io accetto che la sua è una delle visioni possibili di ciò che è accaduto nella Bosnia e Erzegovina e in Jugoslavia. Ali za mene jedina krivica je do nas u Jugoslaviji, do političara koji su iscoristili inertnost Europe e doveri do rata. Tuttavia, se dobbiamo parlare di colpe, secondo me l'unica colpa è nostra, dei nostri politici in Jugoslavia, che hanno sfruttato l'inerzia dell'Europa, il non voler intervenire dell'Europa, e hanno fatto sì che si arrivasse alla guerra. Mi
vista l'ora, vista le tante cose che sono uscite, i tanti spunti di approfondimento, volevo chiudere questa serata, ringraziare tutti, ringraziare in particolare Jovan Divjak per le tante informazioni, Andrea Mastrangelo per le ottime domande, gli ottimi spunti di riflessione, Adem Seovic per l'interpretariato, volevo ringraziare tutti voi, volevo ringraziare Infoshop Maxei che ci dà la possibilità per chi fosse interessato di acquistare i libri e volevo invitarvi a vedere la mostra. Jovan ha citato un'opera di Anur, le opere sono esposte allo spazio Gerra e sono realizzate in collaborazione con Arsa Evi, che è proprio uno dei centri culturali che è nato durante l'assedio a Sarajevo. Quindi vi invito a vedere quella mostra, vi invito a vedere le mostre qui presenti alla sinagoga e vi invito ai prossimi incontri. Grazie a tutti.